Molto meglio che essere un tosta. Questo pane. Posto. Tosta pane, mi è lo stesso del mio pane, sonno. Ridammelo! Non se la passa, va bene. Molto meglio che essere un tosta pane. Mi chiedo se le ogre abbiano. Cosa vuoi comprare? Vedo i tuoi fili, ragazzo bianco. Danza, burattino! Mi chiedo se le ogre abbia reciso i suoi fili. Con quegli artigli potrebbe farlo. So cosa vogliono i ragazzi. Eccolo. Devo trovare l'uomo in bianco. Saputo del bamboccio. Non parlare del bamboccio. Lo tiri sempre fuori mentre giochiamo. Di chi cazzo state parlando? Il bamboccio scappa dalle prigioni di Vas e poi inizia a fare a fette tutti con un macete. Ah, questa è la versione peggiore di sempre. Hai rovinato la suspense. Forse deve entrare in gioco Hoyt, se è vero. Hoyt concluderebbe in fretta di sicuro. Lo ucciderebbe col suo macete. E non sarebbe la prima volta. Hoyt è un artista. Lo ucciderà quel campione. Dico bene? Che faccia hai detto che aveva? All in. Bella mano. Quello della mia visione mi porterà da Kit e Oliver. Quell'uomo è la chiave di tutto, lo so. Non deve vedermi. Citra ha intensificato gli attacchi. Perché? Sangue cattivo. Hoyt ha offerto a Vas denaro e potere. Sarei andato anch'io. Cosa? Per poco. Devo stargli dietro. Devo andarci piano. Stai calmo, vecchio. Ci è mancato poco. Ci sono solo fantasmi. Da Kit e Oliver. Quell'uomo è la chiave Citra di tutto. Citra ha intensificato gli attacchi. Perché? No. Sangue cattivo. Poi ti ha offerto a Vas denaro e potere. Sarei andato anche. Ciao. È quello della mia visione. Mi porterà da Kit e Oliver. Ciao. Ciao! Quell'uomo è la chiave di tutto, lo so.
vedermi. Sitra ha intensificato gli attacchi. Perché? Sangue cattivo. Poi ti ha offerto a Vas denaro e potere. Sarei andato anch'io. Bisogna agire, fa quel che vuoi. Io... non devo perderlo. Dannazione. Non mettere il carro davanti ai buoi. Pensiamo a un problema per volta, eh? Ehi, poi che cazzo, lo so chi ha i soldi. Non è ancora... non ignorate. Che si fa dunque? Fammi pensare. Bisogna agire. Ce le hai le informazioni sui clienti? Leo, io non ho voglia di far incazzare i fattori di colpirmi, ok? E dire che pure sopravvivere alla... ecco i tuoi soldi. Portalo dentro o liberati di lui. Ehi! Fotti, fotti, succhia, succhi, belle parole per te. Lavoro stanotte. Anch'io, caro. Devo stargli dietro. Stai davvero facendo la differenza. Ehi, dimentichi qua. Non devo perderlo. Passa qua. Sto molto male. È un problema mio? Grazie. Sto recuperando solo i miei soldi. Troia. Non sto bene. Ho la tua medicina. No, non farlo. Prendila, vada. Niente soldi? È così, eh? Puttana slabrata. Non vali un cazzo. È già tanto che non ti uccido. Devo stargli dietro. Ultimo pompino prima di morire. Stai calmo, vecchio. Qui ci sono solo fantasmi. Devo stargli dietro. Passa qua. Sto molto male. È un problema mio? Fotte sega. Dove sono i miei soldi? Troia. Non sto bene. Ho la tua medicina. No, non farlo. Prendila, merda. Niente soldi? È così, eh? Puttana slabbrata. Non vali un cazzo. È già tanto che non ti uccido. Per dirmi chi sei, prima che faccia detonare a distanza il C4 sotto il tavolo e faccia esplodere la baracca come un petardo. Gesù! Ne dubito, 5 secondi. Jason! Jason Brody! Davvero? Sì. Dunque sei il bamboccio? Sì, o no, quale risposta mi fa saltare? Pragmatico, inizi bene. Ma ti consideri un patriota, Mr. Brody?
Vedi, un vero patriota non si limita a mettere la mano sul cuore mentre mangia un hot dog allo stadio. Così è una cazzo di passeggiata e scusa il latinismo. Il vero patriota succhia la tetta della signora Libertà. Quando sente un fratello morto in guerra, il patriota chiede: abbiamo vinto? Ed esulta all'annuncio della vittoria. Allora, sei un vero patriota o uno di quegli hippie figli di papà che frignano se al negozio sono finiti i jeans di marca? Un vero patriota. Bingo, proprio così. Comunque Vasa è il tuo amico Oliver Caswell e io sto cercando Keith Ramsey. Perché li cerchi? Sapere tutto sull'isola è il mio lavoro. Posso aiutarti, ma devi giocare con me. C'è una cosa che cerco. Scambiamoci i favori. Ci sto. Jason. Cosa sei? Una specie di spia? Qui lo dico e qui lo nego. Dai, scherzo. Lavoro per Langley, agente Willis Huntley. Fantastico. Mi serve l'aiuto dell'esercito e del governo. Non puoi. Sono sotto copertura, non in contatto con l'agenzia. Sei qui da solo? No, scherzi. Ho la mia squadra. Sono in missione, ma torneranno. Le scansioni che hanno mandato aprono un bel vaso di Pandora. Ora non posso parlartene, ma fidati, è grande. Sembra enorme. Però mi servono più dati, dalla fonte. Flammenwerfer. Lancia fiamme. Questa bellezza l'hanno inventata i crocchi. Hoyt Volker è il capo del tuo caro amico Vaas. Inoltre gestisce la più grande tratta di schiavi del Pacifico del Sud. E per finire coltiva droga. Se diamo fuoco ai campi alla sua barca, verrà qui in canoa. Io ottengo quel che voglio e scopriamo dove sono i tuoi amici, compri? Mi sembra che lo dicano bene solo i francesi, è una roba francese. Come mangiare le lumache, giusto? Capisci? Comunque, ecco l'arma. Wow, grazie. Così mi piaci. Ricorda la barca? Sì, capito. Mi fido di te per questa cosa di Hoyt. Starò al gioco se servirà a trovare i miei amici. Forse Dennis sa qualcosa su Hoyt. Ciao, Dennis. Jason, cosa hai trovato? La visione mi ha condotto all'uomo in bianco. È una spia o qualcosa di simile. Buffo. Non ne ho mai sentito parlare sull'isola. Mi ha detto del boss di Vaas, Hoyt. Hoyt Volker. Stagli lontano, Jason. Pensi che Vaas sia pazzo, ma tutto il male dell'isola viene da Hoyt. Ha fottuto il cervello di Vaas. È lui il burattinaio. Wow. Ok, starò attento.